Ciao a tutti ragazzi, oggi vi farò vedere come creare una cassaforte su Minecraft super sicura. Però prima di tutto vedere di cosa è capace quella cassaforte. Un po' che ti dice un Java, quello che vi pare. E qui, questa qui dovrebbe essere la cassaforte. Non mi ricordo manco qual è l'apertura principale. Non mi ricordo più. Ok, eccola. Qui la cassaforte, super, iper, è sicurissima. E a prova di zombie. Tipo, qua qui ci dovrebbe essere la porta indistruttibile. Scava, 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 scava. Niente. Questa porta si apre soltanto con la legittima password che potete scegliere voi. Prendo un libro e scrivo. La password che avete impostato. No, lo mettete al centro e si dovrebbe aprire. Non mi si è aperto, non chiedetemi perché. Vado a controllare la vera password. Non mi spiego cosa gli serve, visto che sono uguali. Sono del tutto uguali, ecco qui ha funzionato. Come avete appena visto, si può aprire e chiudere. Qui potete mettere i risparmi senza aprire la cassaforte. Semplicemente da qui, come potete vedere, posso mettere gli smeraldi che verranno messi in una sezione e i diamanti che verranno messi in un'altra sezione. Attenti, non mettete la password perché poi vi si blocca la cassaforte. Passiamo al tutorial. Ok ragazzi, adesso vi farò vedere il tutorial. Allora, è semplicissimo il meccanismo. Prima di tutto dovete mettere dove sarà il blocco questo qui, lo sgancio, deve puntare verso l'alto. Ok ragazzi, spero che avete capito. Verso l'alto. Prendete le coordinate dello sgancio mettendoci sopra con le coordinate on. Nelle opzioni dovete mettere mostra coordinate attivato e vedete le coordinate, poi a 5 dovete mettere 1 in meno. Qualsiasi numero che vi capire al centro dovete togliergliene 1, quindi dovete fare quel numero meno 1. Una volta che sapete quelle coordinate, semplicemente dovete scrivere nel command block il stesso comando test for blocks. Questi qui S1, questi fino a qui uguale, però le coordinate che ho messo meno 44 devo mettere quelle del dispenser, cioè dello sgancio. Poi ci mettete un altro sgancio che punta nella stessa direzione, quindi sempre sopra il common block. Ci mettete una qualsiasi cosa. Potete anche invece mettere i libri. Prendere due di questi, mettete questo qui. Ovviamente funzionerà benissimo. Io preferisco mettere la password con i libri, ma la potete mettere anche con un foglio di carta. Poi repeater, questo qui, quindi questo qui, questo, redstone nel common lock. Poi dovete saltare un blocco dallo sgancio e mettere la coordinata di qui, di questo blocco qui, sempre mettendoci sopra, e quella di questo blocco qui. E dovete scrivere le coordinate del primo blocco, coordinate del secondo blocco, arrow. Poi dovete mettere quest'altro così e
dovete copiare e incollare il combo qui, mettete concrete 14. Così avete creato la porta, poi il rivestimento fatevelo voi. La porta dovrebbe funzionare, avete fatto tutto bene. Ah, e in questo combo mettete ripetizione sempre attiva, qui ripetizione e pietra rossa, e qui ripetizione e pietra rossa. Così la porta funzionerà. Poi vabbè, interno fatelo voi, cassa e tutte le cose per prendere. Tutti i meccanismi con i copper, queste cose qui. Me le fate voi. Questo qui è come si fa la cassa forte sul Minecraft. Se volete un prossimo episodio, scrivete alcuni commenti. Per ora sono pure gratis, quindi lasciate like e ci vediamo al prossimo video. Bella!